C'è bisogno di chi è stato qui fin dal primo giorno, se l'è vissuta tutta, senza perdere un solo giorno, e c'è bisogno di una persona per bene, perché le ricostruzioni serie si fanno con delle persone per bene. E per questo io sono qui a dire Massimo Cialente, proprio con tutta la convinzione e tutto il cuore. Per un giro dovrebbero star zitti, no? Cioè adesso noi abbiamo, forse noi, opposizioni, PD, abbiamo anche il diritto, dopo questi anni magari, di dire la nostra anche su quel che va o non va del governo Monti. Chi ci ha portato fin qui dovrebbe risparmiarci queste battute, queste parole, e dovrebbe star zitto almeno per un giro. Questa è la mia opinione. Oggi Cesa ha chiesto, ha lanciato una proposta che cerca la vostra adesione su 5 punti programmatici per l'Aquila, per sbloccare un po' questa situazione di impasse. Rivedremo? No, non ho avuto, comunque qui abbiamo gente che è in grado di valutarle queste cose. Io faccio il segretario di un partito che non battezza né i sindaci né i programmi, no? Facciamo le primarie, sosteniamo chi vince. Chi vince sa cosa serve per la sua città, noi siamo a disposizione del servizio. Le proposte, se vanno bene, me lo dirà Massimo. Qual è l'impegno del PD per la ricostruzione? Parlo della sponda nazionale. Sì, sì. Ma noi, guardi, al primo giorno, adesso forse è anche amaro dirlo, ma avevamo detto una cosa, che l'emergenza, ok, il primo intervento, ma andava subito collegato a un processo di ricostruzione, a legislazione, a risorse certe e a meccanismi che non fossero commissariamenti dall'alto. Questa è sempre stata la nostra esperienza in casi del genere, purtroppo ne abbiamo avuto in Italia, non si è voluto seguire questa strada. Passo per passo noi ci siamo sempre stati, quando c'era da affrontare il tema delle tasse, piuttosto che adesso ultimamente questo dell'IMU, oppure quando c'era da utilizzare i soldi che ogni deputato ha un po' a disposizione per piccoli interventi del suo collegio, per darli all'Aquila, a partire dall'esigenza di ridare un po' di lavoro all'Aquila, di lavoro, perché la ricostruzione deve accompagnarsi con un po' di attività economica. Ecco. Quindi noi siamo al fianco della legge per la ricostruzione che abbiamo sottoscritto. Adesso sono nell'iter parlamentare, mi pare avviata, attualmente bisogna sollecitarla, questo sicuramente sì, e bisogna allestire risorse, ripeto, negli anni adeguate, con buone cadenze, e con gli enti locali che abbiano in mano un po' la situazione, perché cioè, è solo questo che si può garantire. Adesso mi pare che il governo, in particolare col ministro Barca, insomma, abbia ben compreso questa situazione, quindi che le cose possono effettivamente cambiare, e qui noi daremo tutto il massimo di aiuto e di sostegno. Il governo Monti arriva fino alla fine, si farà la legge elettorale, si faranno altre riforme tipo quella del lavoro? Per la legge elettorale noi siamo, diciamo, pronti. Noi sapete che abbiamo una proposta di doppio turno di collegio, non piace agli altri, va bene, ok, come cerchiamo, si può trovare un'intesa che comunque parte dal presupposto che i cittadini devono conoscere il deputato che eleggono. Questo è un punto per noi basico, poi tutto il resto lo possiamo aggiustare. Ora si farà, io penso di sì, che siamo in condizione di farla, no? Sì, il tempo assolutamente sì, il tempo di fare una legge. L'altro, quando imposero questa porcata ci misero 3 mesi all'ultimo momento, quindi il tempo c'è alla grande, ecco, c'è bisogno che ci sia la volontà, ecco, non vorrei che ci fossero retropensieri, diciamo, su questo punto che per noi è dirimente. E Monti deve arrivare alla fine, deve metterci in condizione tutti quanti di confrontare progetti anche alternativi davanti agli elettori la primavera prossima, e nel frattempo secondo me deve impegnarsi sulla crescita, sì, ma crescita è una parola grossa, no? Cioè, c'è un'emergenza, quindi si chiama lavoro, sono emergenze, quindi bisogna fare qualcosa di concreto subito per alleggerirla questa recessione. E anche qui un po' di investimenti attraverso gli enti locali è sempre stato un meccanismo per dare un po' di spinta. Io non ne conosco altri che abbiano la stessa efficacia, la stessa rapidità. Ma deroga il patto di stabilità, accordi di programma, strumenti si possono trovare, l'importante è che ci sia l'intenzione di mobilità delle risorse vere, ecco, questo mi pare. L'altra cosa da fare subito è far circolare un po' di liquidità di pagamento per le piccole imprese, qui lo Stato, e si sta lavorando, io conto che in qualche settimana un risultato ci sia, perché anche questo è importante. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.